Buongiorno Topoline, buongiorno, benvenute nel Micesso, un'altra volta, scusatemi se sono qua e non registro in camera, però non tanto non c'è luce, il tempo è brutto, mi sembra che piova da un momento all'altro, infatti c'avevo i panni da stendere, ho fatto, li stendo, non li stendo, che faccio, li metto, non li metto, non sapevo che fare ragazze, proprio non sapevo che fare, e quindi nulla, vabbè, ho detto, dico, registro qua e poi al limite, dopo vediamo come si è messo il tempo e stendo i panni. Allora, non combinavo un'altra delle mie, sono stata un po' di 2 o 3 giorni senza girare video per questo motivo, perché mi si è preso un coso, una malinconia, ragazze. Nulla, stavo affettando il pane, ma no, sono andata ad acqua e sapone, vi ricordate l'altro giorno andai ad acqua e sapone? Ecco, e mi hanno regalato per la festa della mamma, c'erano ancora disponibili questi coltelli di oddio, come si chiamano? Quei coltelli colorati di ceramica, ecco. L'altra sera dico, sai che? Dico, affetti il pane intanto. Allora, io quando, cioè, quando lavoravo in cucina, mi hanno insegnato a tenere il pane così fisso e di tagliarlo per benino, a fettine, no? Allora nulla, che ho fatto? Madonna, mi ci scappa da ridere perché so una foca, tope, sono una foca io, una carciofa lessa, proprio una carciofa sono. E nulla, affettavo il pane, lo tenevo così, con questo coltello, zun, 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 zun. Insomma, vo' affettare il pane, mi scivola perché ero arrivata nel culetto di pane, come ve lo chiamate voi, l'ultimo pezzettino di pane, il culaccio, il culetto, come ve lo chiamate, insomma. Ho affettato, zan, mi è preso via la lama, zoom, mi è presa via, mi ha battuto qui. Capirai, cioè, sono talmente, come si dice, affilati quei coltelli e nulla, mi arrivavo subito all'osso. Porca miseria, ho tirato giù anche, via, lasciamo perdere, sono un po' volgare. Lo so, sono un po' volgare, ragazze, però quando ho visto tutto il sangue, dico, vai, ci risiamo, dico addio. E c'era la mia figliola piccina, si è spaventata, la chicca, la più grande, perché mi ha visto uscire tutto il sangue, capirai? Poi qui, cioè, nella noccola è normale che esce, cioè, vai subito all'osso, è normale che esce molto sangue. E nulla, e quindi, ragazze, mamma, oddio, e che ti ha fatto? Dico, dai, su, né nulla, né nulla. Poi mi è preso Giacomo, Giacomo, a piedi, mi tremavano, allora mi hanno messo a sedere su una sedia, ragazze. Vai, si va all'ospedale. Dico, che dite? Di è un tagliettino, ok, all'ospedale. No, no, voglio ospedale, dopo mi cuciono, no, no, no. E insomma, via, mi hanno convinto, siamo andati all'ospedale e la dottoressa mi ha fatto, dice, qui, dice, ci vuole punti, dice, perché lei è profondo, non tanto perché lei è tanto, perché sarà 2 centimetri di taglio, però lei è parecchio profondo, Lilla, dice, bisogna ti metto punti. Dico no, 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 i punti no, perché già io lo so che vuol dire, perché qui in questo punto ve l'avevo detto, insomma, che mi era successo con la tenda, 24 punti, 18 esterni, 9 interni, me ne hanno dati, insomma, un casino di punti, ogni 2 giorni all'ospedale a me di asse, una cosa, un'altra, dico no, no, dico ragazze. Dico, niente punti, gli disse alla dottoressa, dice, come si può fare? Dico, ma non ci sono le grappettine, la colla, voi siete bravi, vi mettete lì. Insomma, me l'ha tutto aperto, me l'ha tutto disinfettato, mi ha ricollegato tutta la pelle, tutta, che era un po', insomma, si sa, faceva schifo. Vabbè, poi io ho il sangue, voi lo sapete quanto sono negata, quanto sono fifona. E nulla, me l'ha tutto sistemato, mi ha messo una collina, ma d'un colore bellino, ragazze. Oddio, un color glicine, che è quello che piace a me, no? Nulla, ma bellina, era un colorino. Dico, Madonna, dico, la mia colla preferita, dico, lei codesta, perché lei è talmente bellino. Questo colorino, insomma, mi ha messo questa collina tutta per benino, ma mi ha attaccato tutti e 2 i lembi di pelle. Poi mi ha messo tutti i cerottini, come si chiamano, quelli fini fini, gli sticker, me li ha messi tutti proprio vicini vicini, tipo punti. Insomma, ha fatto un lavorino una dottoressa, bra musona, perché lei era musona,
Una bionda, ma bella, però un po' mosona, insomma, via. Vengo lì al pronto soccorso e ma mi vedi quanto sono agitata e sono fiosa io, Madonnina. Ma la mia figliolina, quando era piccina, la tata, quando gli usciva il sangue dal naso, mi faceva: mamma, babilla, babilla, come veniva via, se no tutte impressioni, perché io sono così, ragazze. Nulla, guardate che ho combinato a forza di fumare. In questi giorni sto fumando come una turca e mi è diventata tutta di vita gialla. Come fa ora? Le zuppone alla varichina. E che fa ora con queste dita gialle? Nulla, mi tocca, come si dice, mi tocca cosarle un pochino col limone. Boh, che ci posso mettere? Io pensavo alla varina, però mi sono ritagliata tutte le unghie per benino perché mi si sfaldavano. Poi la mia figliola mi ha comprato come si chiama? Il tipo smalto trasparente, però è della Rimmel. E è uno smalto che serve proprio per le unghie che si sfaldano, insomma, perché io ce l'ho durissime le unghie, però mi si sfaldano. E allora la dottoressa lì della profumeria, perché c'è una dottoressa, è diplomata, quindi Nulla mi ha mi ha fatto, detto. dice: guarda Beth, dice, sicuramente perché sono secche le unghie, si sfaldano. Io, siccome mi cambio lo smalto molto spesso, maledetta, allora che ho fatto? Dico, molto probabilmente a forza di passare l'acetone le unghie si sono un po'... Scusate un attimo. Sento se il nonno si è svegliato. Sembra di no. A forza di passare l'acetone molto probabilmente le mie unghie si sono un po', come si dice, seccate, ecco perché è così. Allora la sera metto tutto sto unguento nelle unghie, poi ci metto questo cosino, questo tipo smalto trasparente e poi ho messo lo smaltino della Sinful Color, guardate quanto è bellino, eh? Bellino, tutto dorato. Allora nulla, insomma mi ha messo questo coso, ora si passa da palo in frasca, com'è che si dice? Si passa da palo in frasca, mi ha messo questi cosini, mi ha detto tra 5 giorni, dice lo levi, mi raccomando se vedi, mi voleva fare la puntura d'anticorpi, dico per fare che la puntura d'anticorpi? Perché dice se non c'ha l'antitetanica, dice signora, dice bisogna gli fare, dico no, non voglio anticorpi, non si preoccupi, ce n'ho anche troppi io di anticorpi. Stregati, mi ci manca anche voi mi mettete l'antiorpi. No, no, Dio, non voglio nulla. E insomma, nulla. Dice, ma guardala lei, oh, Dio, io sono così, che fa fare, Dio, Lilla. Insomma, nulla, ragazze. Ma messo il cerottino così, ora sono, devo stare attenta, devo mettermi. Ma stamattina per lavarmi, per farmi la doccia, mi sono messa il guantino sotto, guardate, poi l'ho sempre qui, però, il guantino sotto, guardate, diciamo, il guantino l'ho sempre qui nel bagno, nel cesso. Con l'elastico, mi ero messa anche l'elastichino perché dico, se no, dico, mi si bagna. E il guanto, l'elastico e poi ho fatto, ho preso e mi sono messo quello lì per lavare i piatti, sapete, quelli gialli, ma sembravo Mastro Lindo sotto la doccia con questo coso giallo, ero lì che wow. Vabbè, dai, via, si fa per ridere un pochino dopo. Oh, ecco, appunto, mi sono tutta della serie. Se vi mettete questo rossetto non date bacio a nessuno perché è tinge da morire. Se avete in previsione di baciare qualcuno, il vostro fidanzato, il vostro marito, il vostro uomo, insomma, compagno che sia, non vi mettete questo rossetto perché ho l'amante e vuole lasciare tutti i cosi, poi dopo va a casa la moglie con il lanzagnolo. Va bene, dai, vi lascio il tutorial, Topolini, un bacione. Ciao Eli, alla prossima! Ok, eccoci qua. Allora, ho già passato la mia cremina, ho già passato fondotinta naturale, ho preso quello lì della Neve Cosmetics, quello lì minerale. Poi ho sistemato un pochino ste sopracciglia, l'ho ripassato con la matitina, ho fatto un po' di contouring e ora mettiamoci al lavoro sugli occhi. Ho già passato la base di primer. Allora, volevo usare questa palettina qua che vi ho fatto vedere nel...
nello scorso video e volevo usare questi toni del grigio, questo qua e il sopra. Vabbè, ora vediamo un po'. Allora, innanzitutto iniziamo a mettere la base sopra la palpebra mobile. Faccio Faccio questa quell'ora. base con la matitina della NYX. Ok. E inizio a passarla qua nell'angolo interno e in tutta la palpebra mobile, ragazze. Angolo interno e palpebra mobile e poi la vado a sfumare un pochino. Ok, e faccio la stessa cosa sopra sotto l'arcata sopraccigliare. Allora, ho un pezzettino di scotch qui a bordo occhio. Mi sembra di essere una cinese perché mi fa sta sulla sopracciglia. Allora, ok. E col pennellino, vado a prendere questo pennellino di Zoeva, vado a prendere questo colorino qui, questo più chiaro, all'interno dell'occhio. Allora, così. Ok, io lo vado a passare anche sotto l'arcata sopraccigliare. La sfumatura. Vado a prendere questo grigio qui. Questo, ok. E lo vado a passare sopra la palpebra mobile. Ok, sfumandolo con il bianco, eh. Nella pieghina dell'occhio vado a prendere l'ombrettino della Deborah che si chiama ombretto mono eye patch, che è il numero 35. Vado a prendere questo blu notte, vedete? Questo qua scuro scuro, e lo vado a mettere proprio nella pieghina dell'occhio, proprio qua. E lo sfumo con questo grigio, ragazze. Ok, adesso vado a prendere dalle matite la matita della Neve Cosmetics, la pastello. Questo è il numero Zafiro M012 e la vado a passare sotto insomma sotto l'occhio, dentro l'occhio e proprio sotto all'attaccatura delle ciglia, proprio qui, vedete? Allora, adesso con un pennellino fino fino prenderò questo qua da eyeliner, questo qua, vado a prendere il colore questo della Deborah, quello lì che ho usato sopra per sfumare. Ok, e qua ci siamo. Adesso vado a prendere il mio pennellino da eyeliner, pennellino. Oddio, l'entra un moscone, mi danno una noia a me, guarda. Madonna. Li odio, poverini. Ok. Adesso vado a prendere un mascara.
prendo questo qua di Neve Cosmetics, l'occhioni. Allora, sulle gote vado a prendere il mio pennellone di MAC e vado a prendere questo blush della Bianconiglio. Sulle labbra vado a prendere il mio rossettino della New York Color, che è il numero 404 e si chiama Soggiogata, Air Kisses, Air Kiss. Ok, ragazze, il trucco è finito. Spero che vi sia piaciuto. Un bacione. Ciao belle.